Vlahovic, alla fine di questa partita contro Nolico, era la prima giornata di ritorno, avete preso i tre punti che servono per consolidare la classifica, una partita abbastanza agevole, diciamo, l'avete controllata dall'inizio alla fine? Sì, diciamo che l'approccio per maggior parte della gara è stato quello giusto, salvo qualche calo che per fortuna è durato pochi punti, però siamo stati concentrati e abbiamo giocato una partita, non voglio dire quanto basta per vincere, perché allora sembrava che abbiamo fatto il nostro compitino. Penso che abbiamo fatto delle ottime giocate, in alcuni punti si è visto gran voglia di giocare, di difendere, ci sono stati un paio di punti veramente lunghi che per fortuna li abbiamo chiusi sempre noi, perché i punti ogni tanto, quando li perdi così, sanno anche girare la partita. Per cui sono contento di risultato, di come abbiamo giocato, e va bene così. Impossibile non chiederle dello stato di forma dei giocatori, che sono già almeno tre partite che vediamo fuori dal campo. Come stanno? Luciano De Cerco, Giovi, rientreranno? Sì, sono per fortuna degli infortuni che non sono di... a parte quello di Sander ormai da un mese fuori, però gli altri sono pian piano stiamo migliorando. Ovviamente adesso, in vista della Coppa e dei calendari che abbiamo davanti e degli impegni che abbiamo, nel senso che degli avversari con cui andiamo a giocare, alcuni li stiamo tenendo a riposo, poi è ovvio che bisogna che rientrano lo più presto a far parte di rosa, come dire, abili e arruolati, però stiamo arrivando. Si pensava alla Champions, ma in chiave campionato questa vittoria ha qualche significato? Ma noi, andando su due fronti, tra un po' tre, non abbiamo il lusso di concentrarsi un po' di più sul campionato, piuttosto che, per me, ogni partita va affrontata con massimo dell'attenzione. Questo è il perché l'abbiamo vissuta sulla nostra pelle, quando l'avversario non era proprio, come dire, non voglio dire all'altezza, perché non voglio disprezzarli, ovviamente, però diciamo che sulla carta eravamo più forti di loro. Siamo andati in difficoltà se non giocavamo con massimo di attenzione, e quindi ogni partita, a prescindere di chi c'è d'altra parte, bisogna scendere con massimo di attenzione. Poi se finiscono come sono finite quelle di Nolico di là e queste qua stasera, 3-0, che andiamo a casa dopo un'ora, ma tanto meglio. Però l'ho vissuta tante volte sulla mia pelle, che quando la prendi un po' sotto gamba e non scendi in campo proprio concentrato e al massimo, rischi non solo di perdere un set, ma di perdere le partite. Quindi oltre a perdere i punti importanti, vai a minare un po' le tue sicurezze, e quindi non abbiamo questo lusso, e sono contento che siamo riusciti a stasera a scendere in campo con la mentalità giusta. Una domanda velocissima: per il campionato, per la prossima, come vi preparerete per la Rai? Beh, è ovvio che domenica ci aspetta una partita in casa, e noi siamo in una posizione di classifica dove adesso ormai tutte le partite che andiamo a giocare sono, non voglio dire le finali, però abbiamo bisogno di ogni punto, per cui dobbiamo scendere in campo come siamo scesi stasera, con massima determinazione, a portare a casa il massimo risultato. Era una vittoria aspettata questa? Sì, sì. Allora, l'ultima cosa, è stato anche una cosa positiva aver fatto riposare Atarasevic e far giocare Zio Makas? Assolutamente sì, penso che noi per fortuna si è visto dall'inizio dell'anno così tante volte che abbiamo una panchina veramente lunga, abbiamo giocatori che possono entrare e cambiare il corso della partita, darci una mano, e praticamente è stato l'unico fino adesso non utilizzato, per cui sono contentissimo per lui, è stata una prova importante per lui. Impressioni sul match vinto facile, però comunque è un match in cui si è dovuto faticare.
Cioè, vinto facile perché abbiamo giocato bene, vinto facile perché abbiamo battuto bene e loro hanno faticato un po' la ricezione, che adesso è un po' il fulcro del gioco, insomma. E quindi sì, vinto facile ma bene, perché noi abbiamo imposto il nostro gioco ed è quello che ci serve in questo momento e in questo momento della stagione, in cui abbiamo degli impegni in cui non possiamo mancare e in qualsiasi fronte dovremo fare punti perché sono necessari da adesso in poi per la classifica. Domenica faccio da solo, senza domande. Domenica abbiamo Monza e anche lì, insomma, 3 punti ci servono, perché adesso ci sono un po' di scontri al vertice e noi siamo a pochissimo dalla cima e vogliamo stare lì, quindi quello è il nostro obiettivo e i 3 punti sono quelli che dobbiamo, per cui dobbiamo lavorare da domani fino a domenica. Inevitabile tornare sul big match del campionato. Una partita persa a Macerata che ha interrotto la striscia positiva di 9 vittorie, ma una sconfitta che forse lascia un po' d'amarezza, perché la SIR non è stata quella che avevamo visto fino adesso. Spero che questa intervista non venga vista dai bambini un rodimento di culo infinito, perché è una partita che ci siamo costruiti per vincere e abbiamo avuto un sacco di opportunità per farlo. E purtroppo quelle partite lì, quando hai quelle occasioni, già sei bravo a creartele, già sono poche, se non le sfrutti non si va da nessuna parte. E va bene la vittoria 3-0 di stasera, ma quelle sono le partite che servono a noi per testarci contro le squadre che vorremmo affrontare per raggiungere i nostri obiettivi. Quindi bene, perché quelle occasioni ce le siamo creati, male perché le abbiamo sprecate e quindi siamo tornati a casa con l'amaro in bocca. Prima partita di ritorno nel girone B di Champions League per la SIR Safety Perugia. Era importante vincerlo e i Black Devils di Nicola Gerbic l'hanno fatto per 3-0, vincendo con determinazione, ma non parliamo assolutamente di facilità, così come ha detto anche il tecnico, contro la squadra belga del Nolico Maaselik. 3-0 il risultato, con dei set che hanno tutti dei parziali molto rotondi. Il primo è finito 25-19, il secondo e il terzo 25-20. È stata una SIR determinata, che ha fatto bene il suo lavoro e ha controllato bene la squadra ospite e ha praticamente bissato il risultato del girone d'andata. Migliore in campo è stato individuato nel palleggiatore Adriano Paolucci, questa sera in campo nuovamente al posto di Luciano De Cecco, che però è in netta ripresa e la squadra e anche i tifosi non vedono l'ora di rivederlo in campo. Però Adriano Paolucci, già come l'anno scorso, si sta dimostrando un palleggiatore assolutamente affidabile e capace anche di giocate molto molto intelligenti, che hanno saputo mettere i suoi attaccanti nelle migliori condizioni per perforare il muro degli ospiti. Parlando appunto di muri, la SIR ne ha realizzati 8, questo dice il tabellino, e il Nolico ne ha realizzati ben 13. Decisamente superiore invece la prestazione della SIR per quanto riguarda la ricezione, un sostanziale e sostanzioso 67%, mentre il migliore in attacco è stato il tedesco Christian Fromm con 11 punti. Lo seguono Atanasiewicz e Beretta con 8 punti, e molto concreta anche la prova di Maruotti con 12 punti. Grazie al risultato conseguito, la SIR Safety è prima nel girone G della Champions League con 11 punti. Segue l'Olbank Ankara con 9, che ha vinto oggi stesso contro la squadra francese del Tours per 3-1. Chiudono la classifica il Nolico, appunto la squadra di questa sera, e il Tours con due punti. Questo mette la sera nelle migliori condizioni possibili per sperare di passare il turno alla fine di questa prima fase della Champions League, e noi saremo sicuramente qui all'interno del Palio Evangelisti per raccontare ancora le imprese della SIR Safety in questo torneo continentale. Da Agenzia Stampa Italia e Tifo Grifo è tutto, buona serata e arrivederci alla prossima.